Ben ritrovati, nuova puntata di Nero su Bianco, una puntata che questa sera si dividerà in due parti, due temi molto sentiti. Il primo sarà quello del cosiddetto ciclo dei rifiuti, con ovviamente tutti gli argomenti connessi, la produzione di rifiuti, la raccolta differenziata che sembra non decollare più di tanto, almeno a leggere il dato provinciale, ma anche la gestione del servizio a Sei Toscana. Ci sono insomma delle lamentele. Al di là poi della nota vicenda del lato, poi il cittadino ovviamente valuta l'aspetto concreto, insomma, e su questo insomma pare che c'è molto da dire. Poi nella seconda parte invece torneremo a parlare delle banche, la vicenda Banca Etruria, i rimborsi anche qui che non decollano. Sentiremo infatti Federconsumatori, dove ci sono oltre 1.300 domande che ancora non sono state evase. Non solo questo, ovviamente, cercheremo di fare un sunto anche di questa vicenda legata appunto a Banca Etruria, gli scenari del futuro anche occupazionali. Cominciamo però dai rifiuti. Io saluto Piero Franchini e David Faltoni che sono come sempre con noi e poi vado a salutare l'assessore Marco Sacchetti, benvenuto. Assessore all'ambiente, al ciclo dei rifiuti del comune di Arezzo e poi Fausto Tenti, segretario uscente del Partito Rifondazione Comunista. Buonasera. Buonasera, uscente Buonasera. perché stai uscendo dalla sede o No, c'è il rinnovo delle perché cariche? esatto, c'è il nuovo incarico col congresso, sì. Ok. Allora, prima domanda che faccio all'assessore Sacchetti, se come comune di Arezzo siete soddisfatti della qualità del servizio che offre Sei Toscana? Soddisfatti in pieno o non siamo soddisfatti? Perché chiaramente, innanzitutto premetto, la gestione di questo tipo di servizio è una gestione di per sé complessa, per tante fattispecie è complessa, però di fatto non siamo pienamente soddisfatti di servizio attualmente svolto dal gestore unico, Sei Toscana, a fronte chiaramente dei costi che questo servizio comporta, costi che poi si ribaltano ovviamente sui cittadini, che è una delle poste più importanti da un punto di vista fiscale locale per i cittadini, cioè la Tari, che comprende al suo interno vari componenti, ovviamente non c'è soltanto il corrispettivo del servizio, ma per il Comune d'Arezzo, tanto per darvi un'idea, vale circa 18 milioni. Quindi su 100.000 abitanti, facendo un conto voto per pieno, sono, come costo pro capite è importante. Cioè le problematiche sono tante e noi siamo impegnati, diciamo, fin dal nostro primo insediamento a cercare ovviamente di ridurre i costi e la pressione fiscale sui cittadini. Questo è stato il primo, è l'obiettivo principe che ci guida. Su questo, diciamo, i dati che io ho, dati di consuntivo, perché il servizio Sei Toscana è iniziato nel 2014, quindi su 2014, 2015, 2016 e il preventivo 2017. Noi abbiamo cercato di portare a casa dei risparmi che l'anno scorso si sono assestati sul 2,5% rispetto all'anno precedente, quindi 2016 sul 2015. I dati che io sono dati ancora ufficiosi, ma che ho qui perché ho contribuito anch'io a redigerli, sono sostanzialmente un meno 2% 2017-2016. Quindi questo è E un po' l'obiettivo che ci l'obiettivo. stiamo pian piano arreggiando. Fausto Tenti, Sei Toscana, qual è la sensazione a guardare? Poi sentiremo anche un cittadino più tardi che ha inviato una segnalazione sull'aspetto della spazzatura e poi dopo ovviamente parliamo del ciclo dei rifiuti e via dicendo. Ma molti si lamentano, a parte dei risultati, anche della differenziata e via dicendo, cioè, viene considerata una gestione non particolarmente positiva. Come la Ma vedi? Sei Toscana è un disastro monumentale sotto tutti i punti di vista, sotto l'aspetto della raccolta differenziata, sotto l'aspetto dell'aumento dei costi, senza ovviamente voler parlare del fatto che quando entrano soci privati dentro le aziende di gestione dei servizi pubblici locali è evidente che legittimamente vogliono fare profitti e quindi pretendono la remunerazione del capitale investito. Voi sapete che dentro Sei Toscana chi la fa da padrona, nel vero senso della parola, è la STA, Società Toscana Ambiente, dentro la quale abbiamo il Monte Paschi Siena, la Coop Latte, l'Unieco e la Castelnovese. Questi sono entrati nel ciclo di rifiuti per guadagnarci, giustamente, perché quando si lavora si vuole guadagnare. Questo va a discapito delle tariffe e a discapito anche dei servizi. Voi pensate, io l'ho chiamata la filiera infernale. Perché infernale? Perché un tempo c'era il rapporto fra il cittadino e il comune di Arezzo.
che gestiva il ciclo dei rifiuti. Poi siamo passati a cittadino AISA, come partecipato del Comune di Arezzo, e Comune di Arezzo. Si allunga la filiera. Poi siamo arrivati a cittadino AISA, partecipato del Comune di Arezzo, dentro Sei Toscana, Comune di Arezzo. Poi non solo, se non vi bastasse questo, poi siamo arrivati a cittadino AISA partecipata Comune di Arezzo, dentro Sei Toscana, che tratta con AISA impianti per lo smaltimento Comune di Arezzo. Secondo voi le tariffe aumentano o diminuiscono con questo giochino? Lui diceva che però stanno diminuendo. Sì. È un giochino infernale. Attenti, in parte condivido le osservazioni. Io ho un approccio un pochino più laico, cioè, sì, essendo anche un tecnico mi posso permettere di avere un approccio più laico. Cioè, nel senso, a me non è che fa paura il modello di gestione di un servizio pubblico locale, che sia l'acqua, che sia il servizio dei rifiuti, che sia il trasporto pubblico locale. Non è che fa paura, cioè io non vedo nel privato il demone. Non vedo perché d'altro canto vedo nel pubblico totale spesso e volentieri degli sfracelli economici. Cioè, c'è visto. Il sistema misto come quello, come il modello Nove Acque, come il modello Sei Toscana, può funzionare in termini del tutto, come dire, astratti, può funzionare. L'importante è che ci sia un controllo efficace, che effettivo e puntuale, che non c'è. Ma il problema del controllo è un problema di una latitanza del pubblico, perché il pubblico, e questo la legge ce lo dice, non è che si è inventato noi, cioè il sistema, la legge nazionale, poi recepita dalla 69-2011 della legge regionale, prevede gli ATO, questi ambiti, questi consorzi tra comuni, che dovrebbero in qualche modo controllare effettivamente il gestore nell'effettivo rispetto di contratto di servizio. Cioè, se questo non viene espletato, cioè non è tanto, come dire, imputabile all'avidità di privato, che c'è, che ci sono, condivido con Tenti che nel tutto il meccanismo della filiera ci sono dei tasselli che stanno poco nella loro posizione e che fanno lievitare alla fine i costi. Però il problema non è il modello di gestione, non è che che il pubblico è tutto bello, perché ricordo a Tenti che quando la gestione era interamente della municipalizzata, determinati tipi di costi di servizio non erano raffigurati, perché comunque si interveniva attraverso dei rifinamenti di bilancio, non erano raffigurati. Qui chiaramente la gestione è una gestione più industriale, cioè quindi tutti i costi, cioè io qualsiasi azione che Sei Toscana compie sul territorio viene pagata, quindi qualsiasi. E questo poi è un altro aspetto che poi semmai dopo ci ritorneremo. Sì. Allora, prima di ascoltare David e Piero, facciamo una fotografia, lo facciamo con gli ultimi dati disponibili, Ecosistema Urbano, il rapporto che viene pubblicato ogni anno, che ci ha dato, diciamo, una fotografia non molto edificante sotto alcuni parametri, da quello della differenziata, la produzione anche di rifiuti. Allora vediamo un attimo questi dati e poi voglio sentire anche voi due, ovviamente, sul privato, colpa del privato, di chi è la colpa. Sentiamo un attimo. Si trova sotto metà classifica la provincia di Arezzo nel nuovo studio Ecosistema Urbano elaborato da Lega Ambiente, pubblicato dal Sole 24 Ore. Molti parametri che sono stati analizzati e che descrivono Arezzo in modo contrastante. La provincia aretina si trova al 68esimo posto su 104 province con un punteggio di 48,68. La classifica è guidata da Macerata, mentre la provincia toscana più orientata all'ambiente è Pisa. Nella sezione aria e acqua Arezzo si colloca in 48esima posizione con una media di PM10 annua di 26,5. La media che riguarda il biossido di azoto, emissione molto pericolosa, è di 29, portando Arezzo al 41esimo posto della classifica. Per 42 giorni all'anno si sono registrati superamenti di ozono rilevati dalla centralina urbana. Sul fronte dell'acqua sono 121 i litri di acqua potabile per uso domestico, in questo caso Arezzo si colloca all'ottavo posto, mentre va male sul fronte della depurazione, dove la provincia aretina è in coda alla classifica in 97esima posizione. Anche nel campo dei rifiuti le cose non vanno molto bene, la quantità dei rifiuti pro capite è di 559,23 kg, 70esima posizione nella graduatoria. La percentuale di raccolta differenziata si colloca al 35,49%, spingendo Arezzo in fondo alla classifica. Note positive per l'utilizzo dell'energia solare negli edifici pubblici con 5,77 kW per 1000 abitanti. In questo specifico settore Arezzo è 28esima. Sul fronte degli incidenti stradali Arezzo è 16esima, contando 3,72 incidenti per 1000 abitanti, mentre l'indice di ciclabilità vede Arezzo al 48esimo posto.
troppe le auto in circolazione, ce ne sono 65,5 ogni 100 abitanti e sembra troppo poco anche lo spazio dedicato ai pedoni, 0,2 metri quadrati per abitante di superficie stradale pedonalizzata. A compensare la classifica anche la percentuale di verde, ad Arezzo ci sono 39 alberi ogni 100 abitanti e i parchi in area urbana rappresentano una superficie di 28,32 metri quadrati. Non è aggiornata, ovviamente sono dati che, come sapete, i dati statistici sono ovviamente non proprio aggiornatissimi di questi rapporti, però insomma è una fotografia che ci fa capire anche come, nonostante gli sforzi di questi anni, non ci sono stati grandi risultati. No? Ma io già partiamo dal discorso degli sforzi. Ecco, io gli sforzi li capisco quando effettivamente sono improntati a cercare veramente di risolvere i problemi. Se non che invece purtroppo in questa nostra Italia, in questo nostro, anche diciamo in questo nostro comparto, che è poi tra l'altro abbastanza largo e che prevede appunto per quanto riguarda i rifiuti Arezzo, Siena e Grosseto, purtroppo diciamo che io credo che sembra quasi, si percepisce che certe volte il fatto stesso di dover effettivamente far funzionare le cose sia la cosa meno importante, perché non so come mai si mette lì a guidare questi carrozzoni gente che poi dopo va a finire, che non so sa come mai, quando vedono che c'è da qualche parte il soldo, almeno sembra, probabilmente gli piace più il soldo che dire a Tizio Caio: guarda che te devi fare il tuo lavoro, e quindi è importante che la città e i paesi siano puliti e siano, diciamo, funzioni tutto come dovrebbe. Poi dopo, io è chiaro che ognuno di questi soci è lì per cercare di fare appunto interessi, e io lo capisco, però guarda caso sono sempre gli stessi, va a finire, che sono sempre quelli che poi dai sono sempre coinvolti, sono sempre quelli che poi, non lo so se è vero che a un certo punto è utile usarli sempre, perché sono sempre le cooperative, sono sempre le quelle, cioè, ecco, io credo che alla gente gli va spiegato bene com'è che funziona, e credo che da parte dell'amministrazione sia importante far capire che certe cose che non vanno bene è anche un po' colpa loro, perché chiaramente non è che questa è un carrozzone che poi tutto sommato è gestito dai comuni, quindi voglio dire, e quindi ecco, cioè, a un certo punto o se danno le martellate fra di sé, oppure se no o non hanno più la forza, o sono soggiogati da quelli che sono lì e che effettivamente i comuni non contano più niente. Ecco, e questo vorrei capire. E quindi ecco, io credo che dopo di là, al di là di tutto, voglio dire, ecco, io credo che sia importante vedere quello che succede nella città. E la gente si ricorda il vecchio spazzino che passava e che puliva la piazza, che puliva la strada. Oggi non è più così. Io ho un parcheggio, proprio, e più volte l'abbiamo fotografato e l'abbiamo messo, c'ho un parcheggio lì che non viene pulito, almeno viene pulito ogni 15 giorni, quindi c'è acqua, erba, terraccia, ma di tutto di più, perché non so nemmeno chi c'è la porta, sembra che ce la portino apposta, per dire, no? E quindi io penso che ci sia veramente da lavorare, e da lavorare serio, perché non siamo messi bene, è inutile dire, poi si vede anche... Quindi tu dici al carrozzone si uniscono poi i problemi quotidiani. Esatto, e diventa tutto un carrozzone. Sulla polizia. Davide. Allora, credo che nel ciclo dei rifiuti la politica sia riuscita veramente a inserirci, a dare il peggio di sé. E perché dico questo? Ma non a livello locale, proprio a livello nazionale. Perché i rifiuti non ci rendiamo conto che stanno diventando un veleno per tutti noi. Allora, basti pensare alle materiali che sono, in cui viene confezionati molti prodotti alimentari, dal cellophane, dal polistirolo, che contengono delle sostanze che oramai provato scientificamente, che incidono sul sistema, tra l'altro incidono sul sistema endocrino delle persone. Poi tutti questi materiali vengono bruciati
e i fumi, che ci piaccia, che non ci piaccia, lavati quanto vi pare, ma questi fumi ricadono nel territorio. Allora, ecco, vengo proprio, cioè la politica che secondo me dovrebbe avere la capacità, a parte la salvaguardia della salute pubblica, ma anche proprio la conservazione della specie, perché si rischia veramente che se, come sembra, questi prodotti contenuti agiscono sul sistema endocrino e inibiscono la produzione di certi ormoni e quindi si va verso un sesso unico, ad esempio, se questo sarà provato, come è affermato oramai e provato in molti paesi più avanzati del nostro, dalla Danimarca, la Francia, dove proibiscono certe cose, l'uso di certi prodotti, cioè si va verso la distruzione. E la politica, invece di salvare la nostra specie, il nostro futuro, si butta a capofitto a fare profitto con i rifiuti, perché non ci dobbiamo dimenticare per esempio la contraddizione che c'è con la presenza di un inceneritore. Se venisse fatta veramente una raccolta differenziata perfetta, si arriverebbe all'assurdo che l'inceneritore non può funzionare, perché l'inceneritore per funzionare ha bisogno che ci sia una certa percentuale di prodotti di natura fossile che derivano dal petrolio, perché sennò non brucia. Ecco, questo è quello che fa male, fa veramente preoccupare, perché la politica, poi quello che dicevano loro, i privati, il pubblico, cioè qui non si vuol capire che ci stiamo distruggendo con questo, e però la politica, ribadisco, ci lavora dentro, secondo me ci si arricchisce e ci si crea le condizioni anche per il proprio per acquisire il consenso, perché poi ne parleremo anche dopo, insomma, queste continue operazioni che si fanno anche intorno all'inceneritore, e da manifestazioni sportive, manifestazioni di tutti i tipi, in cui si vuol far credere che quello è un salotto, anzi è un prodotto dove lì si produce la salute. No, lì io credo che lì si brucia e per principio sentiamo, la salute. Sentiamo anche da tecnico, l'assessore, sì. Anche perché il tema dell'inceneritore ovviamente sono anni che se ne discute, no? Se va raddoppiata, eccetera. In base alla produzione dei rifiuti che abbiamo visto, non so se ci sono dati anche più recenti, c'è esigenza di aumentare la capienza di questo inceneritore o no? No, però vorrei partire dal servizio, sì. Per poi passare, okay, all'impianto, no? Sì. Temoni, sì. Complessi. Allora, anche qui bisogna chiaramente pensare, purtroppo, ma non l'abbiamo deciso noi, questo deriva appunto da leggi sovraordinate, cioè questi sistemi, queste organizzazioni di questi servizi pubblici locali, tra cui anche il servizio di igiene urbana, sono regolati da dei meccanismi che si chiamano full recovery cost, cioè sostanzialmente la tassa, la tariffa deve ricoprire interamente il costo di servizio, ok? Quindi qualsiasi azione... Profitto non lo direbbe però. Sì, no. Va bene, sì, ma... Per la precisione. Ma diciamo i costi di servizio, diciamo costi, poi c'è la componente remunerazione del capitale, ma quella è un'altra parentesi. Io penso ora ai cittadini, diciamo, interessa avere una città che sia pulita e che in qualche modo costi meno, perché poi anche qui bisogna decidersi, no? Perché poi alla fine si può anche ottenere tutto, si può anche ottenere un impatto zero, bisogna vedere a che costi questo, chiaramente questo impatta. Quindi, diciamo... Quindi c'è questo meccanismo, quindi chiedere, ovviamente il gestore deve fare il suo servizio, deve chiaramente ottemperare il contratto e deve essere pagato per il giusto, ovviamente. Quindi questo sta all'amministrazione, all'ente pubblico, all'organismo di controllo, effettuare effettivamente il controllo specifico sull'attività svolta. Poi però c'è anche da segnalare che ognuno di noi deve contribuire a questo sistema. Non si può pensare che io possa scendere di casa e abbandonare il sacchetto alla porta a qualsiasi ora, a qualsiasi momento della giornata, perché non esiste nessun sistema di raccolta per far fronte a questo tipo di inciviltà. Cioè, porto l'esempio di Arezzo. Arezzo ha un sistema spurio sul centro storico di porta a porta. È spurio perché... È un sistema di porta a porta spurio, perché di fatto non c'è la differenziazione tra l'indifferenziato e l'organico, cosa che noi ci stiamo apprestando invece già a fare. Però diciamo, c'è un servizio di raccolta che è quasi 7 su 7, cioè 7 su 7 vuol dire 7 giorni su 7, e la città, la percezione che si ha sul centro storico talvolta di non avere una città pulita. Questo, cioè, allora, per far fronte a questo tipo di situazione occorrerebbe organizzare un servizio che ha dei costi fuori, fuori dallo spazio-tempo.
Quindi bisogna che ogni cittadino, come dire, si renda consapevole che se si comporta in maniera incivile e va contro i regolamenti, genera un costo per tutta la comunità e anche per se stesso. Quindi, in primis bisogna avere dei comportamenti corretti e consoni secondo i regolamenti di igiene urbana. In secondo, forse in primo, bisogna produrre tutti meno rifiuti, perché il primo approccio è quello di produrre meno di rifiuti, quindi di riusare, di riciclare, ma di riciclare in proprio, non dentro poi tutta la filiera, perché poi dentro tutta la filiera c'è tutti dei meccanismi che fanno lievitare i costi. E qui mi riallaccio alla raccolta differenziata. Io anche qui vorrei avere un approccio un pochino più laico su questi numeri, perché cosa vuol dire raggiungere percentuali di raccolta differenziata elevati? Poi ci si domanda questa materia differenziata, questo rifiuto, che è ancora rifiuto differenziato, che fine fa? Infatti, perché se ci domandiamo questo, bisogna avere un approccio laico. Perché anziché fare gli inceneritori, andrebbe fatto gli impianti che permettono il riuso, il riutilizzo e il riciclo, allora, dei materiali. Se fate gli inceneritori, non fate gli impianti di riutilizzo, è evidente che la raccolta differenziata non serve a niente. Posso finire e mi rallaccio all'inceneritore. Anche su questo, sull'impiantistica, bisogna avere un approccio un pochino laico. Cioè, prendendo spunto anche da quello che fanno i nostri, come dire, colleghi europei. Non penso che l'Austria, la Danimarca, la Germania abbiano una meno sensibilità ambientale della nostra e si preoccupano meno della salute dei propri cittadini. Cioè, a Vienna, è un esempio, è stato portato sabato scorso da Fortini, da Daniele Fortini. Daniele Fortini, per carità. Pur di vendere un po' di energia al GSE, vi posso fare un esempio. La differenziazione della plastica come viene fatta oggi, va bene, la plastica, c'è vari tipi di plastica, c'è la plastica colorata, c'è la plastica trasparente, c'è quella blu, c'è quella verde, e questo processo viene pesata e dà la percentuale di raccolta differenziata. Poi questa plastica va in un ciclo che si chiama ciclo di valorizzazione, per produrre alla fine la materia prima seconda, che sarebbe la plastica da riciclo. Questo processo, oltre che essere un processo impattante da un punto di vista ambientale, perché ci sono camion che trasportano la plastica dai cassonetti alle stazioni di trasferenza, ai centri di valorizzazione. Poi i centri di valorizzazione sono energivori, perché fanno tutta una serie di operazioni che trattano la plastica. Di questa plastica, una buona percentuale di questa plastica ritorna indietro e va a finire o all'inceneritore o in discarica. Quindi questo processo, da un certo punto di vista... Da questo processo, da un certo punto di vista, nell'ambito lato nostro, Grosseto, sì, Siena, provoca un segno meno. Cioè, quello che mi costa la valorizzazione è di più di quello che ricavo da vendere la materia prima seconda. Allora dicevo, questa cosa che senso ha? Che senso ha quando un materiale ha un potere... Ma io, se no ora, di fronte a te ti sembra che sia io un fan del termovalorizzatore, nella maniera più assoluta, dico, tutto è strumentale alla migliore gestione. Cioè, quando un materiale non è effettivamente economico da riciclare, ha un potere calorifero, si inserisce in un impianto, che è a recupero elettrico e a recupero di calore. Quindi, alla fine, ottengo un ciclo. E costa meno per i cittadini. Ecco, un approccio un po' più programmatico. Basta, senti che tira fuori dei fogli. No, basta questo... Tutti gli anni vengono pubblicati il rapporto rifiuti dell'ISPRA, sì, che continua imperterrito a dire le stesse cose. Per tutte le classi di popolazione analizzate, all'aumentare della percentuale di raccolta differenziata diminuisce il costo totale pro capite annuo del servizio del ciclo integrato dei rifiuti. Il che vuol dire che quando la raccolta differenziata arriva a certe percentuali, è talmente pura che il materiale riciclato lo vendi, guadagni, diminuisce la produzione dei rifiuti e chiudi gli inceneritori. Io qui ho un progetto sulla base del trend di riduzione della produzione dei rifiuti, purtroppo dovuta alla crisi, ma che andrebbe implementata con delle politiche anche locali, come diceva giustamente l'assessore, che possono portare a una riduzione della produzione dei rifiuti. E visto il trend di questi ultimi 8 anni, e prendendo uno scenario tranquillo che è stato preventivato anche dalla Regione Toscana, si può arrivare allo spegnimento e dismissione degli inceneritori di San Zeno in tempo di 7-8 anni, perché il termovalorizzatore di Poggibonsi, che ha una linea di più recente costruzione, potrebbe servire tutto il subambito Arezzo-Siena, e quindi si potrebbe fare a meno di un inceneritore come quello di Arezzo. È realistico?
Allora, diciamo, un'ottica di lungo periodo sicuramente va fatta una revisione di sistema impiantistico. Ora, perché poi bisogna allontanare l'impianto da Arezzo e far lavorare quello di Siena, quando l'impianto termovalorizzatore di Arezzo, uno... I comuni della Valdichiana Retina hanno più vicino Poggi Bonzi a dei costi di conferimento, a dei costi di riferimento che sono... più vicino sì, però hanno dei costi di conferimento il 50% inferiore rispetto a quelli di Siena. Non è provoca... vero. Provoca un'indennità di disagio ambientale che sono di 750.000 euro, che vanno a riduzione della tariffa dei cittadini. È un impianto ipercontrollato, per cui, cioè, alla fine spesso e volentieri si vede l'aquila reale ma non si vede la civetta o il corvo. Cioè ci sono tanti corvi di cui nessuno se ne rende conto, poi si vede l'aquila reale e l'aquila reale si pensa, cioè io penso che è un impianto che è ben gestito e che sia controllato dall'autorità preposta al controllo. Io non ho paura degli impianti. È ben gestito. Non è Dio l'Olimpiano. Io dico che con questo trend di riduzione, e se raggiungete gli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dalla normativa nazionale ed europea, compreso l'obiettivo di riciclaggio del 50%, così come stabilito dalla direttiva 2008 della Commissione europea, ci sarà una produzione tale di rifiuti indifferenziati nei prossimi 8 anni che puoi arrivare a chiudere l'inceneritore di San Zeno nel suo ambito. Arezzo Siena. Va benissimo. Per rispondere attenti, noi l'impianto di San Zeno ha avuto una trasformazione dell'impianto di compostaggio che serve alla raccolta differenziata che dice, da 14.000 tonnellate a 25.000 tonnellate. Cioè sta facendo. Poi però c'è anche dei cittadini che danno gli odori, perché poi io ho ricevuto i cittadini, ma quell'impianto puzza. Quell'impianto 25.000 tonnellate, oggi sono 22, diventeranno 25, trasforma l'organico in compost, emette degli odori. Cioè, quindi, quello che voglio dire io, un impatto zero non esiste. Cioè, la dinamica dell'uomo impatta con l'ambiente. Bisogna trovare un giusto equilibrio. Ridurre al minimo. Un giusto equilibrio. Io so convinto che va minimizzato l'impiego delle discariche e va minimizzato, ovviamente, l'impiego dei termovalorizzatori. Però, in un'ottica di lungo periodo, perché se no questo comporterebbe che i costi che i cittadini dovrebbero caricarsi sulle spalle sono eccessivi. Ma non è vero, perché se aumenti la raccolta differenziata e l'impurità è sotto il 3%, allora, te lo vendi il materiale, la materia prima seconda, ci guadagni... I numeri sono questi, tu sarai anche l'ingegnere, ma i numeri non ce l'hai giusti, perché quando arrivi a vendere la materia prima seconda di qualità... E smaltisci meno, perché l'indifferenziato ne rimane talmente poco che ne smaltisci una quantità minima sia nell'inceneritore che nella discarica, tu hai un risparmio per i cittadini. È inutile raccontare nel momento. Non entriamo troppo nelle cose. Sono questi. Sono numeri. Allora, vediamo un attimo, perché attorno all'inceneritore nascono sono nate anche delle serre, non so se lo sai. A San Zeno. Vediamo un attimo, perché poi ci sono anche i dati qui con Greta Settimelli. Della differenziata anche più aggiornata. Non metto dubbio che sia gestito bene l'inceneritore di San Zeno, ma che abbia. Di questo tema di recupero di energia, di calore, di materia che si fa qui in AISA Impianti. E dunque l'impianto si sta avviando a passi veloci verso la qualificazione di impianto di recupero e non soltanto di termodistruzione. Questo è un passo importantissimo, perché nell'ottica di questa che oggi una delle nuovi modi, relativamente, perché esiste già da diverso tempo, ma in realtà che sta approdando oggi qui da noi, di economia circolare, e quindi nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, e questo ne è un grande esempio. Si gioca sui numeri la battaglia ecologica che AISA Impianti, la SPA nata dalla divisione di un ramo aziendale di AISA SPA che gestisce dal 2003 l'impianto integrato di smaltimento rifiuti di San Zeno, ha ormai ingaggiato da tempo. Per la sua ultima campagna denominata Zero Spreco sono stati 500 gli studenti che hanno partecipato ad un workshop e visitato l'impianto, dove è stata inaugurata recentemente una serra che recupera energia. Oltre 150 gli operatori e i tecnici che si sono iscritti al corso formativo e oltre 200 le compostiere familiari che sono state consegnate ai cittadini che hanno un orto o un giardino. In tutto ce ne sono a disposizione 1.000 per tutti i residenti nel comune di Arezzo.
Lei pensi che una famiglia di 4 persone in un anno potrebbe tranquillamente mettere in una compostiera domestica tra i 600 e i 700 kg dei propri rifiuti organici biodegradabili, quindi è importante, perché non si va a mettere questa quantità di roba sul trasporto stradale, che di per sé produce un inquinamento notevole e un costo notevole. I rifiuti che si trasformano all'interno della compostiera domestica diventano ammendante, quindi diventa un qualcosa che si può tranquillamente reimpiegare nell'orto, nel giardino, nei vasi, è un terriccio. La provincia di Arezzo è però in fatto di differenziata ancora molto lontana dagli obiettivi prefissati dalla Regione Toscana nell'anno 2015, il 65%. Il comune capoluogo ha raggiunto il 40%, ma il dato dell'intera provincia supera di poco il 35%. Sarebbe stata maglia nera in Toscana, ma ha fatto peggio Grosseto con appena il 30%. Ben vengano queste iniziative, perché sensibilizzano il mondo, dobbiamo pensare al futuro, a quelli che verranno dopo di noi, quindi è importante cercare di fare la nostra parte, ognuno quello che può. Ecco. Io l'ho presa per me, me l'hanno dato, sono il primo fra l'altro, e quindi niente, invito anche gli altri che hanno un po' di amore per la, anche per il riciclo, per il verde, per le piante, a prenderla. Non costa nulla e è un'ottima opportunità. Un'ottima iniziativa, era anni che si aspettava, è stata una richiesta fatta, specialmente per noi che viviamo un po' in campagna, è un'ottima iniziativa, meno male. Ci rimangono pochi minuti per chiudere questa parte. Dire una cosa. Sì. Questa qui è un'ottima iniziativa, sì, sul compostaggio, però io vi voglio far notare, per far capire che c'è comunque una contraddizione fra un'elevata raccolta differenziata e un impianto di termovalorizzazione e incenerimento che dir si voglia, è il termovalorizzatore proprio di Poggi Bonzi, che da quando ha inaugurato la terza linea nel 2009, mentre dal 2002 al 2010 aveva avuto un trend di continuo incremento di raccolta differenziata che l'aveva portata fino al 44, dal 2009, da quando, guarda caso, è entrata in funzione la nuova linea dell'inceneritore di Poggi Bonzi, al 2016 non si schioda dal 44%, il che significa che comunque quando c'è un impianto che funziona a regime è evidente che la raccolta differenziata non può avere... Allora, risposta secca, sulle emissioni dell'inceneritore possono stare tranquilli i cittadini che abitano là attorno? Perché in estate c'è stato un botta e risposta tra AISA e quello studio, no, di medicina democratica. AISA no, dice io, che... lì è stato tutto... fatto uno studio approfondito che ha durato 3 anni, sì, dell'IFPU, che... commissionato dalla Commissione Europea, che ha detto che in quella zona ci sono degli eccessi di ospedalizzazioni e di ricoveri per certi tipi di patologie correlate comunque all'inquinamento. E non si sa però quale inquinamento. Siamo vicini all'inceneritore, mi viene da pensare. Colpa dell'inceneritore? No. L'inceneritore è demole, perché è partito da una particella in giù. C'è nessuno, per esempio, io... come dire... tutto impatta, l'inceneritore non è a impatto zero ovviamente, però c'è diversa roba. Io dico, bisogna stare attenti ai corvi e non alla quelle reali, uso una metafora, cioè nel senso, pochi sanno che per esempio a San Zeno, che è l'area industriale, c'è delle concentrazioni sul sistema fognario di rame e di zinco che sono 100 volte superiori ai limiti normativi. Questo non dipende né dalla HIMET, né dalla SAFIMET, né tantomeno dai impianti. Dipende da una miriade di aziende che sono cosiddetti corvetti, che poi alla fine sfuggano al sistema di controllo e al sistema autorizzativo, e questo è un problema. Quindi stiamoci attenti. Questo nella zona. Ci siamo stati allora, molto attenti. Vi faccio ascoltare, tra l'altro, ascoltiamo questo cittadino un secondo sulla pulizia, perché un cittadino che è poi un commerciante della zona di Via Gomana ha segnalato a Sei Toscana la dimezzatura del. Sei Toscana non ha risposto, l'unica risposta è arrivata proprio dall'assessore Sacchetti. Sentiamo che cosa ci ha detto questo commerciante. Facendo una segnalazione a Sei Toscana, il 7, no, che data era? Sì, il 7, no, 17 di febbraio era. È già passato così tanto tempo che mi ero dimenticato. È un mesetto, insomma. E ho notato questo, che più o meno dai primi di febbraio, ora la data non la so, ma poi insomma c'è anche una risposta molto cortese dell'assessore in oggetto, che ha risposto che è dai primi di febbraio, che almeno in questa zona, ma presumo anche in altre parti della città. Questa zona che si intende? Via Romana, zona San Marco, sì, insomma, c'era 2 volte alla settimana che passava il martedì mattina presto, il giovedì mattina presto, quindi
quando diciamo ancora le strade sono sgombre, passava la spazzatrice e due volte alla settimana faceva una pulizia approfondita delle strade, principalmente via Romana, ma anche di queste strade adiacenti. E che è successo? È successo che così, nell'indifferenza della maggior parte della popolazione, questo diciamo servizio è stato interrotto e la spazzatrice passa solo il venerdì pomeriggio a strade affollate. Addirittura lo spazzino che c'era fisso passa da giorni alterni, quindi avevo chiesto spiegazioni, ma non mi ha risposto nessuno. Fatta, diciamo, constatato che non mi ha risposto nessuno, ho scritto all'assessore Sacchetti. Sei non ti ha mai risposto? No, per carità, perché probabilmente sono impegnati, insomma, coincide, quindi con altre cose più importanti di rispondere a me, giustamente. Ecco, quindi hai scritto all'assessore? Ho scritto all'assessore, giustamente. Sacchetti, sì, ma con molta solerzia mi ha risposto velocemente. Ora, quindi è stato molto corretto e gentile e giustamente ha fatto presente che, come anche messo nero su bianco una data, che dai primi di febbraio è in corso una sperimentazione del progetto di revisione delle spazzature stradali, quindi cioè diciamo hanno sfoltito queste spazzature e queste pulizie pensando di poi fare un risparmio in bolletta, ma ora cioè io non so francamente in una bolletta quanto incide la spazzatura stradale, quanto incide il ritiro dei rifiuti, però insomma non so se a fronte di un servizio, almeno della spazzatura stradale, che è secondo me neanche dimezzato, è calato del 60-70%, bisognerà vedere poi quanti sono questi risparmi. Perché... Allora, velocemente assessore, su questa pulizia che i cittadini percepiscono effettivamente carente. Molto velocemente, qui colgo l'occasione per invitare tutti i cittadini ovviamente a fare le segnalazioni, oltre a Sei Toscana, anche al sottoscritto, all'ufficio ambiente, perché cerchiamo di rispondere a tutti in tempi rapidi grazie alla tecnologia. Allora, abbiamo messo in campo, in via sperimentale dal 1 febbraio, la revisione di servizio spazzamento. Il servizio spazzamento era come era svolto fino all'anno scorso, era un'eredità del sistema di AISA, svolto dal sistema di spazzamento di AISA. Costava 2 milioni e mezzo di euro il costo del solo spazzamento stradale. Tra l'altro nello spazzamento, siccome c'è la cattiva abitudine di taluni cittadini di lasciare anche il conferimento dei sacchi, veniva fatto lo spazzamento e la raccolta contemporaneamente. Allora abbiamo detto a ATO di ristrutturarci il sistema di spazzamento e hanno predisposto un progetto. Questo progetto sulla carta comporta delle economie di 300.000 euro. Si sta parlando di cifre importanti, perché... Cioè noi le economie dei comuni, certo. Oggi ci siamo un comune Arezzo, si dura fatica a trovare 20.000 euro, certo, qui si sta parlando di 1,5 milioni, 300, quindi questo è, abbiamo messo in campo questo servizio sperimentale. Poi, chiaramente, non è che c'è una regola aurea, cioè si tratta di sperimentarlo sul territorio. Se vengono delle segnalazioni da parte dei cittadini che in quei passaggi sono scarsi, che va fatto con un'altra tecnica, noi siamo disposti chiaramente a recepire questi input, a ritrasmettere al gestore per definire la modalità più opportuna, volta però sempre nell'obiettivo di cercare di razionalizzare e di ridurre i costi. Questo è l'obiettivo. Concludiamo questa parte. Vedo che ancora siamo negli studi e quindi ancora ci saranno dei tempi abbastanza lunghi per capire come si svolgerà questo discorso appunto del riciclo, della nettezza urbana, quindi, perché vedo che ci sono anche delle idee diverse. Comunque, ecco, non è necessario però dire per forza che in quelle zone ci si può stare bene, non è necessario, perché lì chiaramente questi fumi cadono e quindi io credo che sia così. Tant'è vero che noi alla fine, se no, con il Franceschi che mandiamo il servizio dopo, e quindi abbiamo detto che probabilmente ci verrebbe la voglia quasi quasi, perché tra la Chimet, di prendere quei campi là, metterci gli ombrelloni, perché la Chimet brucia lo iodio, lì dalle altre parti ci sono altri. Ricordatevi, il problema è quando non si vede il colore, quindi appunto, si peggio. Appunto, quindi ecco, però volevo dire, il colore si vede. Ecco, io credo che i rifiuti vadano chiaramente riciclati e sistemati, però io credo anche che ci voglia un po' più di buona volontà, soprattutto dalla parte politica, sì, di risolvere il problema. Comunque noi lo vediamo tutti i giorni, abbiamo visto anche la discarica l'altro giorno, cioè, anche i cittadini, purtroppo i cittadini...
i cittadini, diciamo, riflettono anche questa mala politica, nel senso che il cittadino nel proprio piccolo fa quello che il politico fa, perché non si può vedere questi, cioè abbiamo visto insomma nel sentiero della bonifica, ma un po' da tutte le parti, insomma, quando c'è il servizio che te lo vengono a prendere a casa. Grazie all'assessore Sacchetti, grazie a Fausto Attenti, voi state qui buoni, adesso c'è Leonardo Franceschi con te, parlate delle vostre serre, dopo torniamo invece con le banche, a tra poco. Piero è pronto a sfidare le intemperie più pur di dire questa cosa. Ma nella cosa? Vallata tra Olmo e, diciamo, giù San Zeno e via via verso via Chiava al Toppo, questa grande vallata di centinaia di chilometri, no? Sono ettari ed ettari. No, che succede? Succede che, cioè, scusa, me l'hai detto te, dopo la di guerra, dei cosi. No, io te hai detto che vogliono fare una serra, un me mettere in bocca. L'anno belle inaugurale. Voi siete abituati a mettere in bocca. Ma io insomma a mettere in bocca. E non solo, comunque. Che hanno fatto? Hanno inaugurato? Hanno inaugurato una grande serra. Serra Leone. No, Serra Leone, quella è un'altra cosa. Far vedere all'inceneritore. Per far vedere che l'aria è salubre. Ora è salubre, insomma, cioè, per far vedere. Lì, allora, in questa serra ci sono, te vai lì, ti danno prima di tutto un biocompattatore. Oh, gratis. Bio lupo. Gratis. Oh, poi ti danno, se vuoi, le piantine, perché lì in questa serra faranno le piantine, perché lì nascono bene. Certo. E lo sai perché nascono bene? Perché c'è diversi rapi in comune. C'è diversi, no, rapi in comune. Cioè, ci pianteranno anche i rapi, va bene? Quindi c'è. Vengono bene perché la terra, vogliono dire che la terra è buona. No, l'aria. È l'aria. Ah, l'aria è buona. L'aria è buona perché c'è, cioè, lì. Tra la Chimet, ti ricordi prima? Che era un po' viola, però. Sì, lì c'era lo iodio. Lo iodio all'orto. Non si è già detto che c'era lo iodio. Io piglio la Cutil perché c'è lo iodio. Ah, allora, invece di andare. Ora, la mattina prendi il tuo cane, va bene? Sì. E da Pieve al Toppo, va bene? E via, giù. Via, arrivi. Quando al fiatone, ispiro fortemente. Sempre ispiri fortemente. Poi, allora, io mi sto, diciamo, attrezzando per cercare di fare, mi sto interessando per vedere se ci sono dei campi liberi per mettere degli ombrelloni. Sì. Perché lì sarà una zona che fare sarà un bel tuffo nello iodio. Ma perché? Meglio che nello ionio. Io farei meglio tuffarsi nello iodio che nello ionio. Ah, ecco, ora io, come ora pubblicità. Ora io ti dico una cosa. Sì. Sta attento, riportaglielo a quelli con i quali chiacchieri, che te in comune ce la costi. Voi potete fare l'orti, potete dire che nell'area viola non c'è niente. Sì. Dopo, quando vi viene l'uregi come i lepri, non venite a reclamare. Capito? Ho capito. Se arrivi con l'uregi lunghi, è in senso, Marco. Ho capito. Ma perché te l'orto non te lo faresti? Io a Guido Monaco sono a due passi. Ah, perché? Poi l'orto di guerra una volta. Il poro. Remember. Faceva l'orto di guerra Guido Monaco. E poi la mamma mi ha detto anche comodo perché in circolo si zappa meglio. Io ci penso. Comunque noi andremo da pensionati a zappare l'orto. Bravo. Va bene? Ma aspettare. Come ti aspetto?